dice: questo riguarda Eris, vero? Secondo te torna a Wakka. Mi dispiace, la Shinra l'ha catturata. Lo so, hanno portata via da qui. Da qui dove? È quello che voleva Eris. Grande Screech, Jack Lomino, grande Jack, simpaticissimo lui. Benvenuto sul canale, benvenuto. Era quello che voleva Eris. Perché la Shinra cerca Eris? Eris è un'antica, l'ultima sopravvissuta. Cosa hai detto? Ma tu non sei sua madre? No, non la vera madre. Deve essere successo 15 anni fa. Durante la guerra, mio marito è stato mandato al fronte, in un posto lontano chiamato Butai. Adesso parte il flashback. Siamo superati. Un giorno sono andato alla stazione perché ho trovato una lettera che diceva che lui stava tornando a casa. Racconta la storia, cavolo, non è così vecchia. Si racconta tutta la storiella. Possiamo andare un po' più veloce però. Andiamo un po' veloce sta storia. Tutti che tornano a casa dalla guerra. C'è anche il tizio, il barista, questo qua è il barista, non lo ricordo. E boh, non c'è più nessuno. Toh, tuo marito non è tornato. Infatti mio marito non è più tornato. È stato triste. Mi chiedo se sia successo qualcosa a lui. No, magari è stato solo cancellato il suo ritorno. Andavo alla stazione tutti i giorni, mi dice. Finché un giorno... E si trova una donna morente. Solite cose allegre. Si vedevano spesso queste cose durante la guerra. Le sue ultime parole erano: per favore, porta Eris in un posto sicuro. Mio marito non è più tornato, non ho figli, ero sola. Oh, ma che roba noiosa. E così ho deciso di portarla a casa con me. A Eris e io siamo diventati veramente vicine. Quella ragazza amava parlare. Parlava di me, parlava con me di tutto. E racconta tutto della storia, che è scappata da un laboratorio di ricerca. Bla bla bla. Allora, tornata al pianeta, sua madre. Non sapevo cosa intendesse, ho chiesto cosa significasse essere una stella nel cielo. Ma lei diceva che questo pianeta è misterioso in così tanti modi. Altri flashback sull'infanzia di Eris. Che robe noiose, ragazzi. Questi flashback sono pesanti, eh. Io amo il gioco, ma questi flashback sono una parte più pesante. E se qualcuno vicino a te è appena morto, dice. Il suo spirito è venuto a trovarti, ma è appena tornato al pianeta. E dice, ai tempi non ci ho creduto. Ma alcuni giorni dopo ho ricevuto la lettera, che è morto, è veramente così. E dice, è proprio andata così, eh. Molto è successo, ma eravamo felici, finché un giorno, rullo i tamburi, arriva Zeng, il misterioso leader dei Turk. Ti vogliamo far portare Eris da noi, cioè vogliamo che tu ci ridai a Eris. L'abbiamo cercata per così tanto tempo. No, non ve lo darò mai. Dice, Eris, tu sei veramente speciale, hai un sangue speciale. Tua madre era speciale, era un'antica. Mi dice. Per un momento ho scoperto che lei era un'antica. Nessuno sa cos'è un'antica, ma era un'antica. Porterà felicità a quelli che stanno nelle rovine, come voi, poveri disgraziati, che non avete un soldo. Perciò la Shinra vuole la cooperazione di Eris. E dice, no, ti sbagli, io non sono un'antica, non lo sono. Ma Eris, tu senti le voci, vero, quando sei da sola. Questo si chiama reparto psichiatrico, dalle nostre parti, ma lì è un potere speciale, ok. Dice, no, non è vero. Ma il Mira, la madre, dice, ma io lo sapevo, Sapevo dei suoi poteri misteriosi, misteriosissimi. Dice, ha cercato tanto di nasconderlo, ma ho fatto finta di nulla. E racconta tutta la storia. È finito il flashback, finalmente. Oh, ha evitato la Shinra tutti questi anni, dice.
la Shira aveva bisogno di lei, perciò non le faranno del male. Bisogna vedere. Dice, ma perché ora? Dice Stifa. Perché ha portato una ragazza con lei? Già. Zeng li ha trovati e non è riuscito a scappare. Dice. Ha detto, l'ha portata la Shira in cambio della sicurezza della ragazza. Dice, Marlene, la figlia di Barret. Dice, oh, mia figlia Marlene, mai mi sei stata beccata per Marlene. Tutto contento lui che Marlene è viva, Dice, mia figlia, mi dispiace davvero tanto. Cioè, sei il suo padre. Ma chi lascia un figlio da solo in quel modo? Disgraziato, che padre sei? E lui dice, non lamentarti. Stavo facendo cose, E veramente stava facendo cose impegnative, Ho sempre pensato cosa potrebbe succedere a Marlene se io fossi, ma non lo dice. Ma devi capire una cosa, non ho ottenuto alcuna risposta, voglio stare con Marlene ma devo combattere, perciò occupatene te. Hai perso la figlia, hai guadagnato mia figlia, e dice, perché se io non lo faccio il pianeta morirà, e tu morirai, e mia figlia morirà, e il mondo morirà, ok, perciò devo continuare a combattere. Dice, ma dentro penso sempre a lei, perché voglio essere con lei per sempre, è tutto drammatico lui. Dice, vedi, continuo a dire le stesse cose ora. E lei dice, io so cosa intendi, lei è sopra che dorme, perché non vai a salutarla? E Barret va, ci credo che va. E Tifa dice, oh, è colpa mia, l'ho coinvolta io Aerys in tutto questo, non è colpa sua. Grati della mano di Aerys. E Barret lì con la figlia, tutto contento. Papà, non piangere. E Barret finalmente si è ripreso. Dice, andrai ad aiutare Aerys, vero? Ha fatto così tanto per me. Se la Shira è coinvolta, io rimango qui, io vengo anch'io. E dice, ok, certo che viene. E dice, Aerys mi ha chiesto tante cose. Che tipo di persona è Claude? E ha detto, scommetto che ti piace Claude. E lui dice, ma non lo so, dice, lo speriamo. Insomma, speriamo, mi sembra un po' esagerato, perché comunque, cioè, non vogliamo esagerare su queste cose. E dice, è stupido. E dice, sei stupido Claude, sei veramente uno stupido. E dice, andrai a cercare Aerys, vero? E dice, sì, certo che vado. Vengo anch'io, Claude. Andiamo insieme ai quartieri generali della Shira. Devi essere preparato per il peggio, perché sarà peggio di così non si può. Lo so, dice, lo so. Proprio ora io penso che devo spingermi al limite. Ma se rimango qui divento pazza, mi strappo i capelli, inizio a urlare, divento cantante punk. Dice qualcosa del genere. E Barret dice, mi dispiace, puoi occuparti di Barret per un po'? Sì, sì, non cambia niente, tanto, figli in meno, figli in più, insomma. Questo posto è pericoloso ora, stare meglio da qualche altra parte. Cioè, hai ragione, ma promettimi che tornerai da lei, non farti ammazzare. Proviamo, insomma, ci saranno tanti boss in sto gioco, quindi non posso assicurarti che mi salvo sempre, tutte le volte sopravvivo. Questa non è una promessa che posso fare. Dice, come ci andiamo in quartiere generale della Shira? È così in alto! Non c'è alcun treno che va su, non c'è più nessun treno, non so come vanno i loro impiegati, vabbè, bel mistero. Se andiamo al Wall Market troveremo un modo per andarci, insomma.